coach, un esordio molto particolare il suo, visto che insomma la sua avventura da allenatore, da primo allenatore di Venezia, partirà con la Final Eight. Sì, un esordio particolare, un esordio molto difficile al di là della situazione contingente, ma un esordio difficile a prescindere, perché giochiamo contro Milano, che è assolutamente tra le favorite per vincere la Coppa, e gioca in casa, quindi sarà una partita molto difficile. Noi la affronteremo cercando di fare il massimo, cercando di vincere, provando a ricompattarci e mettendo queste energie che abbiamo, e rispetto anche agli ultimi accadimenti, di trasformare in energie positive e voglia di combattere in una partita molto difficile. Magari a breve termine, già nella Final Eight, è difficile aspettarsi una Venezia molto diversa, però più avanti che cosa spera di cambiare in questa squadra? Ma intanto noi dobbiamo avere la possibilità di allenarci al completo, di recuperare quelli che non stanno bene fisicamente. Abbiamo perso le ultime partite all'ultimo tiro, quindi già riavere la condizione, riavere tutti i giocatori ci permetterà essere molto più competitivi in tutte le situazioni. Poi per il resto abbiamo condiviso tante cose fino adesso che sono funzionate, altre cose meno, cercheremo di valutare le cose, se ci sono delle cose da sistemare, ma ripeto, adesso abbiamo proprio l'obiettivo di recuperare i giocatori importanti per noi, perché possono essere poi da traino per gli altri, poi il resto verrà cammin facendo. Ricalcati se lo aspettava questo esonero? Dovete chiederlo a lui, penso di no, però sono domande che dovete rivolgere a Charlie. Ora è tornata però anche in discussione la qualificazione ai playoff, qual è l'obiettivo? Sì, ecco, questa è la cosa, per la prima volta siamo al nono posto, quindi fuori dalla griglia playoff, quindi adesso dobbiamo assolutamente riconquistare questo obiettivo, che è quello di stare all'interno delle otto squadre, perché vogliamo essere protagonisti, dobbiamo far di tutto per entrare nelle prime otto squadre di questo campionato. Sappiamo che il momento non è buono, però sono convinto che abbiamo sia le possibilità che le qualità e soprattutto la volontà di riuscire a girare questa situazione.